Ciao ragazze, allora, nuovo video, questo è il video dei promossi di questo mese, ovvero del mese di gennaio. Non ho fatto il video dei promossi di dicembre perché non avevo dei prodotti, diciamo, che mi piacessero particolarmente di quel periodo, ma vi ho comunque fatto il video sui promossi di tutto l'anno passato. Quindi se volete andate a vedere quello. E visto che oggi anche qui è arrivata la neve e non si può, cioè, uscire, non devo uscire, eccetera, eccetera, ho deciso di rilassarmi un attimo e di farvi questo video parlandovi un po' dei prodotti che mi sono piaciuti in questo mese di gennaio passato. Allora, parto con il farvi vedere i prodotti che mi sono piaciuti e non piaciuti, quindi prodotti nì. Non sono propriamente prodotti no, ma non sono propriamente neanche prodotti completamente sì. Allora, tra i prodotti nì, io ho questo rossettino di Debbie, questi qui, quelli nuovi, diciamo quelli piccolini. Ed è il numero 22, Simply Me, che è praticamente un color marroncino. Questo è il colore, è un color marroncino. Io non so se vedete bene il colore. Comunque vi faccio lo swatch e ve lo metto sul blog anche questo. Tutti gli swatch li trovate sul blog, quindi tranquille. E questo prodotto mi è piaciuto e non piaciuto perché fondamentalmente il tipo di rossetti mi piacciono anche se non hanno una tenuta lunghissima, eccetera. Però questa colorazione dà questo, diciamo, bollino, sembrerebbe un marrone. In realtà è più un color mattone, quindi è un marrone più tendente a un rossiccio. E diciamo che non è che mi piaccia particolarmente. Questo è l'unico motivo per cui lo metto tra i prodotti NI, perché alla fin fine, come prodotto di base, va benissimo perché ci sono altri due rossetti di Debbie che ho messo tra i preferiti. Questo diciamo che è un prodotto NI solamente per la colorazione che io non ho azzeccato, però insomma è solo una questione di gusto personale questa, niente di più. E poi metto tra i prodotti NI anche questo ombrettino di Kiko che era della linea di Natale, penso che io ho preso saldo, finalmente sono riuscita a fare questi benedetti saldi. Ed è il numero 104 Hyper Tangerine ed è praticamente quello che era uscito di questa collezione qui, quella diciamo cangiante, quella duochrome e il colore è questo color arancio rosa pesca, diciamo che mi piace per il colore perché è un bellissimo colore. L'unico problema di questo ombretto che spero di non riscontrare con l'altro che ho preso che è l'Impulse Violet il 102 che ancora non ho provato, quindi non ve ne posso parlare ancora. Spero che sia una questione solamente di questo ombretto perché per prendere il prodotto io ho faticato abbastanza e quindi spero che sia una questione relativa solamente a questa colorazione e non relativa anche all'altra. Comunque, presto vi farò due tutorial, uno utilizzando questo, uno utilizzando quello viola, così vi farò vedere un po' la resa. Anche di questo e di quello viola, ovviamente, vi lascio gli swatch nel blog.
Questi sono i due prodotti Mi. Adesso passiamo ai prodotti completamente promossi. Partiamo da un prodotto diciamo per la depilazione, che sono le strisce RET. Queste strisce qua, che sono le strisce depilatorie all'aloe e ai fiori di loto. Io mi trovo benissimo con questo prodotto. Da quando l'ho scoperto, praticamente non utilizzo più la lametta per le gambe, utilizzo questa e ho notato che, oltre ad avere una buona durata, perché dura buoni 15-20 giorni, e per me 15-20 giorni senza senza passarmi rasoio, eccetera, è una cosa che non ci si crede. Perché è una ricrescita molto veloce. In più ho notato che una volta che ricrescono, comunque i peli sono molto più leggeri, più morbidi, che se si vanno a prendere con le dita si staccano facilmente pure in quel modo. Quindi io questo prodotto in questo periodo lo sto promuovendo tantissimo. E penso che continuerò ad utilizzarlo. Se cambierò e troverò un prodotto che mi piaccia più di questo, ve lo farò sapere e ve ne parlerò, insomma. Comunque, queste super promosse, queste verdi, perché ci sono anche quelle rosa. Queste sono, qui c'è scritto per pelli secche, ecco. Per pelli secche, efficaci sui peli corti e pelle liscia fino a 4 settimane. A me dura 2 settimane e mezza, quasi 3, però è perché proprio il mio tipo di ricrescita è super veloce. E questo è il primo prodotto, sì. Un altro prodotto sì, anzi, 3 prodotti sì, sono per la cura dei capelli. E sono, il primo ve l'avevo già promosso in un altro video ed è questo: è l'olio nutritivo anti doppie punte della Gliss, della testa nera. E mi ci trovo benissimo. Le mie punte erano particolarmente secche in questo periodo, invece adesso risultano molto più morbide e diciamo si sente che hanno ripreso abbastanza vita, stanno riprendendo vita e le doppie punte piano piano stanno scomparendo, quindi questo prodotto ve lo consiglio. E mi hanno consigliato una ragazza mi ha consigliato di utilizzare l'olio ai semi di lino. Appena terminerò questo, proverò l'olio ai semi di lino e vi farò sapere come mi trovo con quello e se mi trovo meglio con l'olio ai semi di lino o con questo, insomma, poi vediamo. Comunque, questo primo prodotto promosso per i capelli. Secondo prodotto promossissimo a mio avviso è questo ed è l'arginina Resist dell'Elvive L'Oréal, che stanno facendo la pubblicità in questo periodo con la mitica Jennifer Lopez. Prima o poi vi farò un video su un suo tutorial, ve lo giuro, perché è sempre stata il mio mito. E anche di questo prodotto ve ne avevo parlato, ve l'avevo fatto vedere in un video precedente, e ve lo promuovo perché l'ho provato, lo sto provando, cioè lo sto ancora utilizzando perché ho tipo tanto così di prodotto e mi ci trovo molto molto bene. I capelli sono diventati molto molto più resistenti, e li sento molto meno secchi. E questo, per il mio tipo di capello, che è molto crespo, è una cosa spettacolare, fenomenale, molto positiva. Io lo utilizzo questo prodotto ogni volta che prima di asciugarmi i capelli lo spruzzo su tutti i capelli, lo massaggio, faccio in modo che arrivi su tutta la lunghezza del capello e poi vado a utilizzare o la spuma o il gel o quello che è per fare lo styling dei capelli. E devo dire che con questo prodotto mi ci sto trovando molto molto bene. E quindi ve lo metto anche questo tra i promossi.
altro prodotto di cui vi avevo già fatto vedere il mio acquisto è anche questo della Gliss ed è questo fluido diciamo lucidante bifasico, diciamo, perché questo qui si agita. L'ho utilizzato abbastanza da potervi dire che effettivamente l'effetto lucentezza non è che l'abbia visto molto, però l'effetto morbidezza l'ho sentito, cioè lo sento. Io ogni volta che spruzzo questo prodotto sui capelli li sento subito molto morbidi e questa morbidezza mi si mantiene per tutto l'arco della giornata, quindi lo sto adorando e lo consiglio a chi ha i capelli secchi, li sente molto secchi, soprattutto d'inverno. E vuole evitare di utilizzare un olio per i capelli per renderli morbidi e vuole una cosa buona ma allo stesso tempo più leggera di consistenza che non appesantisca troppo il capello. E questo è un prodotto che a mio parere per come mi ci sono trovata io per il mio tipo di capello, eccetera. Per la mia esperienza personale, questo prodotto va benissimo e anche questo ve ne avevo parlato nel video precedente, quindi promosso anche questo. Non mi dilungo molto su questi prodotti perché già ve ne avevo parlato. Poi passiamo al make-up. Allora, per il make-up io ripromuovo, continuerò a promuovere questo correttore che è il Cancella Età Anti-Age di Maybelline, è un correttore fantastico, io l'ho usato abbastanza, vedete? Ho usato e praticamente questo io lo utilizzo, vedete, ho questa spugnetta, io praticamente passo questa spugnetta sull'occhiaia, sull'occhio e poi la vado a picchiettare con l'anulare e anche solamente con questo sono praticamente a posto perché ha anche un'azione illuminante. Quindi, se non volete appesantire il viso con il fondotinta, non avete particolari imperfezioni e vi basta mettere solamente il fondotinta, questo prodotto secondo me va benissimo. Poi me l'avete visto utilizzare negli ultimi tutorial, quindi avete anche visto il risultato che si ottiene. Cioè, diciamo il risultato che si ottiene con questo prodotto. Questa è la colorazione nude. C'è anche un'altra tipologia di colorazione che è la light, che è più ovviamente più chiara. Però, diciamo, per il mio tipo di pelle, questa colorazione va benissimo. Ed è appunto questo correttore. Poi altro prodotto che promuovo a pieni voti, anche questo io lo sto utilizzando anche da solo perché anche questo dà una lucentezza e oltre ad essere una buonissima base è questo di Essence ed è la base per occhi I Love Stage. Questa base a mio parere è buona quanto la base di Kiko. È buona quanto la base della Pupa che io utilizzo. Queste sono le mie tre basi per occhi, non ne ho altre, non ho Primer Potion, non ho Too Faced, ho solo questi tre. E mi piace tantissimo perché ha questo colore che è praticamente molto simile al colore della base di Kiko, forse leggermente più chiaro, e a me sembra che sia anche leggermente perlato. Non vorrei dire una stupidaggine, però a me risulta leggermente perlato perché ho sentito altre ragazze che risulta completamente opaco. A me sembra per terra. A me sembra leggermente perlato e ogni volta che lo applico sull'occhio mi dà un senso di luminosità. Non vorrei essermi
fatta condizionare un po' dal fatto che mi piace, però diciamo che è un'ottima base anche da sola perché comunque copre molto bene le discromie della palpebra dell'occhio e anche come diciamo durata dell'ombretto è ottima, quindi ve la consiglio, anche perché insomma il prezzo è quello che è e sono 4 ml di prodotto, è parecchio prodotto. Poi altro prodotto che ho preso con i saldi è il Ray of Light, che è l'highlighter di Kiko. Io ho preso la colorazione 02 Coral Shimmer e dopo capirete il perché. Ho preso questa colorazione che è una colorazione sul rosato. E il prodotto si presenta in questo packaging qua a mo' di penna. A mo' di penna, eccolo qua, che voi praticamente girate qui sotto la rotellina e esce il prodotto. Ho preso questa colorazione che è tendente al rosato corallo, diciamo, ed è luminosissima. Io questo lo utilizzo, come highlighter sugli occhi e sulle guance quando voglio un effetto, diciamo, luminoso ma discreto. Perché si fonde molto bene con il colorito della mia pelle, e gli dà appunto un senso di luminosità, naturale proprio per il fatto di essere di questa colorazione rosata e mi piace tantissimo. Anche questo, non vi preoccupate, lo utilizzerò in un tutorial così vi farò vedere un po' l'effetto e comunque vi lascio anche di questo lo swatch nel mio blog. E altro prodotto è la Silky Touch Powder, sempre di Kiko, anche questa presa a saldo, in colorazione 100 Almost Translucent. Allora, adesso capirete il perché ho preso l'altro highlighter in colorazione rosata, perché questa invece ha una colorazione totalmente chiara. Totalmente. Questa è proprio perlata, cioè sembra di mettersi delle perle tendenti più al bianco come illuminante. Mi piace tantissimo anche questo. Ormai questo highlighter è diventato famosissimo qui su YouTube, perché è stato consigliato da tantissime, e io appunto, dopo aver visto il video di una ragazza, che adesso non mi ricordo il nome, ho visto il video di questa ragazza, ho deciso di prenderlo perché ero alla ricerca comunque di un illuminante buono e ho preso appunto questo. Avendo preso questo di questa colorazione tendente al bianco, ecco il motivo per cui ho preso questa tendente al rosa, perché in questo modo potevo avere un effetto più naturale e discreto con questo e molto più visibile, molto più luminoso per ad esempio dei trucchi particolari o per la sera con questa. Questa la utilizzo sulle guance e sul viso, diciamo, sulla zona T per illuminare ed è fantastica e anche di questa vi farò un tutorial. Poi, ultimo prodotto sono due rossetti di Debbie che vi avevo già fatto vedere nei preferiti del 2011 e vi ripromuovo nuovamente perché li sto adorando, li sto utilizzando parecchio. E sono il numero 12 e il numero 15, che adesso se io ve li faccio vedere vi sembreranno uguali. In realtà sono diversi perché uno è
totalmente rosso, l'altro è un rosso tendente al fucsia. Questo è quello totalmente rosso ed è il numero 12 Scarlet Temptation, che è bellissimo. Ero alla ricerca di un rosso del genere. Questo invece è l'Eccentric Look, no, l'Eccentric Lips, scusate, che è quello che ho utilizzato nell'ultimo tutorial, fucsia e rosso. Anche di questi due vi lascerò lo swatch sul blog. Se vi interessa la resa, andate a vedere il tutorial del look fucsia e rosso. E quindi li promuovo. Ovviamente, come ho detto in precedenza, non hanno una tenuta lunghissima. Però come colorazioni ce ne sono veramente tante. Ho visto che c'è anche una colorazione blu e una colorazione nera. Ora devo azzardare un attimo per il periodo, diciamo, per il periodo, diciamo, di carnevale, eccetera. Sarebbero comodi. Però, insomma, vediamo se azzarderò questo acquisto o meno. E niente, anche questi ve li promuovo. Niente ragazze, io ho finito. Ah, vi faccio vedere una cosa. Questa cassettiera dove io ho praticamente messo la luce, una luce che ho preso all'IKEA, e ringrazio in particolar modo una ragazza che mi ha detto il nome in maniera tale da poterla comprare. E poi questa è la cassettiera che ho preso sempre all'IKEA alla modica cifra di 99 euro, però diciamo che è un ottimo acquisto, diciamo. E niente ragazze, questo era tutto il video. Vi ho fatto vedere anche, diciamo, il nuovo acquisto postazione, quindi presto vi renderete conto da sole che la mia postazione make-up si è trasferita qua. E niente, io vi mando un bacione. Ciao!